Bentrovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Ci troviamo all'Automobile Club di Palermo e andiamo a incontrare il suo presidente Angelo Pizzuto. Presidente Pizzuto, quando uno pensa all'ACI pensa sempre, diciamo, al tasse di automobilistiche, passaggi di proprietà, bollo, però in realtà ci piace iniziare con una parte bella dell'ACI, come lei mi diceva, telecamere spente, l'aspetto sportivo, che tra l'altro anche fiora all'occhiello a livello nazionale per una serie di gare storiche, tra l'altro la Targa Florio che ora lei ci racconterà. Sì, l'Automobile Club Palermo è un automobile club dalle grandi tradizioni sportive. La Targa Florio è la corsa principale, la corsa più antica del mondo, che si fa da quasi 100 anni, tanto è vero che nel 2016 ci saranno i festeggiamenti per la 100ª edizione, un evento molto importante che coinvolgerà anche la Citalia, la FIA e tutte le case automobilistiche principali del mondo. E con questa tradizione sportiva, oltre alla Targa Florio, abbiamo tutta una serie di gare automobilistiche storiche, importanti, che coinvolgono tanti appassionati, alcune imminenti, per esempio la Bellolampo Passo di Rigano il 5 luglio in notturna, che fu la prima corsa di Nino Vaccarella, dove quest'anno lo stesso Vaccarella torna a correre per la prima volta dopo tanti anni. Che poi non è più tanto giovane. No, non è tanto giovane, però vi posso assicurare che ancora al volante è, diciamo, come allora, perché forse quando torna, diciamo, alla guida della vettura ringiovanisce anche lui. Poi so che lei vi farà, presidente, lei farà da navigatore. Sì, io farò da navigatore a Nino, che è un nostro caro amico dell'Automobile Club, di tutti gli automobilisti palermitani, un nostro testimonial importante, il più grande pilota storico vivente, che noi consideriamo un'icona dell'Automobile Club e della Targa Florio, oltre naturalmente alla sua carriera mondiale, perché ha partecipato anche a tante altre gare importanti, portando Palermo e l'Automobile Club di Palermo anche a Nürburgring, Le Mans, tutte le corse principali, ha gareggiato anche in Formula 1, quindi un ringraziamento a Nino per tutto quello che fa per noi. E ci sono anche altre corse, come per esempio la cronoscalata Termini Caccamo, anche quest'anno si farà il 27 luglio, c'è la Cefalù Gibilmanna, che si farà a Cefalù a fine ottobre, c'è il Rally Concadoro nel Corleonese, che è una tappa di campionato italiano anche questa ottobre. Quindi, diciamo, abbiamo riattivato tutte le corse storiche palermitane per coinvolgere tanti appassionati che negli ultimi anni effettivamente avevano lasciato le auto in garage. Che molti palermitani non sanno, anche siciliani, che in realtà tutte queste gare storiche che lei sta, diciamo, rimettendo in circuito sono conosciutissime all'estero. Sì, sono conosciutissime all'estero. La Targa Florio naturalmente è molto più conosciuta e apprezzata che da noi, come spesso accade per molte cose, però stiamo facendo un rilancio importantissimo. Dall'11 al 14 settembre la Targa Classica, quest'anno sarà un evento straordinario. Abbiamo appena chiuso un accordo con la Ferrari per fare il Ferrari Tribute in coda alla Targa Classica, 80 auto d'epoca a numero chiuso che hanno partecipato alla Targa Florio, tanti ospiti importanti, quindi quest'anno, diciamo, il nuovo corso dell'Automobile Club Palermo passa anche attraverso un rilancio straordinario della Targa Florio Classica del prossimo settembre. Quindi abbiamo parlato della parte, diciamo, più bella dell'ACI, ora parliamo della parte più rognosa, perché in realtà è un ente nazionale che riscuote delle tasse, delle imposte proprio sui autoveicoli. Sì, questo è vero, noi siamo una branca della Citalia che ha, diciamo, in affidamento il pubblico registro automobilistico, che quindi si occupa di tutto quello che in termini di servizi agli automobilisti può essere erogato, dalla burocrazia al bollo, ai passaggi di proprietà, ai certificazioni e quant'altro. Quindi naturalmente su questo noi cerchiamo di avvantaggiare gli automobilisti palermitani, soprattutto coloro i quali sono soci ACI, che possono
possono come dire, beneficiare di alcuni servizi, primo tra tutti la sicurezza stradale, che per noi è molto importante, a parte il recupero del veicolo per i nostri soci, però stiamo facendo tutta una serie di campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Adesso cominceremo anche con i vigili urbani di Palermo e con il comune, con il quale collaboriamo già per il car sharing, una serie di incontri nelle scuole in cui porteremo dei testimonial sia sportivi ma anche di automobilisti tutti i giorni per come dire, cominciare anche dalle scuole a sensibilizzare per la sicurezza stradale, che è una cosa molto importante. Soprattutto per l'infanzia. Sì, soprattutto per l'infanzia, perché noi automobilisti quando guidiamo anche in città a volte le regole anche di logicità rispetto anche ai bambini che sono all'interno dell'autovettura non le rispettiamo, vuoi per distrazione, vuoi perché non le sappiamo. E invece l'infanzia trasportata attraverso gli autoveicoli deve essere assolutamente salvaguardata, e abbiamo delle statistiche che ci dicono che molti incidenti capitano per questo motivo, e quindi stiamo cercando in larga scala, partendo dalle scuole ma anche facendo campagne di sensibilizzazione presso i CRAL, con convegni e quant'altro, di far capire che la sicurezza stradale è importante, e attraverso questo l'ACI riveste un ruolo chiave, è l'ente di riferimento degli automobilisti. Abbiamo iniziato con una grande sinergia col Comune di Palermo, che va appunto dalla sicurezza stradale alla vendita degli abbonamenti in car sharing, alla come dire, collaborazione su tutta una serie di problematiche che soffrono gli automobilisti palermitani in termini di traffico, di parcheggi. Stiamo offrendo delle soluzioni, i nostri uffici studiano delle soluzioni che proporranno al Comune di Palermo, e in sinergia cercheremo di incidere anche sul tessuto automobilistico palermitano. E poi devo anche dire una cosa che ho notato con grande piacere, perché io ricordo di 20 anni fa chi veniva all'ACI, c'erano delle code interminabili, cioè proprio il caos totale. Adesso in realtà queste file così lunghe e sofferenti non ci sono più. Sì, certo, questo è, diciamo, l'avvento della modernità e della informatizzazione dei nostri servizi. Il pubblico registro automobilistico è totalmente informatizzato, così come lo sono i nostri uffici, quindi le ricerche anche storiche sui libretti degli autoveicoli o sugli altri servizi in generale sono molto più veloci. Abbiamo un ufficio soci giù a Piano Terra che è in grado di risolvere la maggior parte dei problemi nel corso di pochi minuti, e soprattutto l'ACI sta potenziando la rete delle delegazioni. Noi abbiamo già circa 20 delegazioni tra Palermo e provincia e vorremmo raddoppiarle, perché è giusto che l'utenza periferica, con i problemi di traffico, con il lavoro, con tutte le problematiche che ognuno di noi ha giornalmente, non sia costretta, diciamo, a venire in sede, ma se possibile aprirne alcune anche decentrate, come già ci sono. Per esempio a Palermo ce sono 7-8, in provincia ce ne saranno un'altra decina, in modo da poter favorire anche gli automobilisti in questo. Sì. Invece, in chiusura della nostra intervista, una chicca che molti non sanno, che il presidente Angelo Pizzuto dell'ACI di Palermo in realtà ha una grande passione, che si sposa bene col ruolo che riveste, perché questa passione delle auto storiche. Sì, in passato effettivamente, perché adesso da presidente dell'Automobile Club diciamo il tempo si è drasticamente ristretto, e comunque sì, io provengo dal mondo delle corse storiche, e quindi è un settore in grande espansione anche qui a Palermo e in Sicilia, perché è una passione che molti hanno e che per mancanza di organizzazione di gare, di raduni eccetera, molti lasciavano queste splendide autovetture in garage per anni. E adesso noi con una ritrovata sinergia con tutti i club di autostoriche del palermitano, in provincia ce ne sono anche tanti, ma in Sicilia devo dire è una passione condivisa. Ogni quasi weekend c'è un evento, una manifestazione, ed è un settore molto importante, intanto perché è un volano economico nei posti dove, diciamo, sono organizzate le gare, e poi perché è anche un bel vedere per la popolazione che spesso si avvicina a questo sport attraverso le auto d'epoca.
E poi dobbiamo dire anche che è un bel, una bel portabandiera della Sicilia che va fuori, diciamo, da un tono di cultura e di eleganza che non guasta mai. Comunque la ringrazio, grazie, ci vediamo presto perché abbiamo dato questa anticipazione di appuntamenti di queste gare, quindi sicuramente in qualche gara la seguiremo. Sì, io vi aspetto perché le nostre gare sono importanti, importante far, come dire, vedere al pubblico palermitano, agli automobilisti che c'è una grande attività in fermento, tanti sono gli appassionati che ci seguiranno e invito tutti voi a seguirci. Grazie Presidente. Grazie a voi.